allora. Buongiorno a tutti. Allora, c'è solo Giuseppe per adesso, quindi. Giuseppe si è appena stato bannato. Allora, come ho detto ieri, oggi faremo, e come tutti gli altri giorni, faremo 3 ore di live. 3 ore di live dove sicuramente finiremo questo gioco di merda. Ce lo togliamo dalle palle, finalmente. E poi, con il tempo che rimane, continueremo The Last of Us Parte 2. Ne aspettiamo ancora un altro po'. Tempo che arrivano le altre teste di cazzo. Che capisco l'orario un po' di merda. Però, beh, però è così e basta. Allora, continuiamo sta merda. Ah, Giuseppe, ovviamente tu dimmi se l'audio e il video vanno bene, eh. Che con sto gioco non si sa mai. Ok, eravamo arrivati a sta merda di livello. Allora, questo. Allora, l'avevamo completato così. Ok, allora. Quando non mi vengono le parole dico ok a caso. Allora. Ok, allora dobbiamo sparare a quelle teste di cazzo nelle colonne. Se non, okay. Allora, comunque devo dire una cosa. Le live stanno cominciando a scomparire, cioè le prime live. Quindi devo trovare un modo per salvarle su YouTube. So già in mente cosa fare. Ho già in mente cosa fare. Scusate se parlo di merda, ma mi sono svegliato da poche ore. Quindi, se in questi giorni non mi vedrete in live, è perché appunto sto caricando le live da Twitch a YouTube. In modo da non perdere queste live che per me sono bellissime. Continuiamo. Allora, eravamo arrivati qua. Ah, come ho già detto ieri, sicuramente questo gioco lo finiremo oggi. Oggi. Ok, dobbiamo andare sotto perché qua abbiamo già preso tutto quello che c'era da prendere. Oggi super live. Ok. Sicuramente andremo molto avanti anche con The Last of Us. Quindi. E ovviamente cambiando gioco le live saranno frammentate. Cioè saranno divise in parti perché ogni volta. Perché ogni volta che cambio gioco la live si interrompe. Purtroppo questa è una cosa incredibile. Cominciamo bene. Allora, se volete fare le clip, ovviamente potete. Siete liberi di fare quante clip volete. Il problema è. Non fate clip bannabili, ovviamente. Non fate clip bannabili. Altrimenti me ne vado a fanculo. Allora, manca un globo. Ecco. Allora, le montagne innevate credo che già le abbiamo fatte, giusto? Esatto. Perché lo chiamo montagne innevate mentre invece è montagne nevose. Vabbè. Ok. Easy. Allora, dopo questa merda di livello, resta da fare il canale lavico, che è l'ultimo. Porco Dio, me l'ho di totalmente dimenticata quella cassa di Mosca Scout. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Allora, dopo questo livello, quindi, continueremo The Last of Us. Dopo The Last of Us continueremo e finiremo Resident Evil. Perché è giusto che lo finiamo dopo averlo iniziato. Non è giusto che mandi a fanculo i giochi che ho iniziato. Poi, dopo Resident Evil faremo. Faremo. Oddio, che cazzo c'è? Ah, God of War. Che è il primo gioco che ho portato. Ma ovviamente la live si è eliminata. Perché non avevo attivato l'archiviazione delle live. Quando ho fatto la prima diretta. Quindi è un po' una merda. La prima diretta, infatti, di Jak and Daxter se n'è andata a fanculo. Ma non per il problema delle archiviazioni delle live. Ma perché pian piano le live se ne vanno. Cioè, si eliminano. Purtroppo è una merda, lo so. Ok. Ma che succede agli spettatori? Ieri eravamo 6. Che cazzo sta succedendo? Venite subito. Oh cazzo. Muori. Ah, Giuseppe, ti sta piacendo questo gameplay?
Finora, questo gioco come ti pare? È bello. Che a me è piaciuto un botto. Cioè, a me piace. Molto figo. C'ho anche il secondo, il terzo e il quarto. Cioè, il quarto non è proprio il quarto, però comunque è figo. Quindi fatemi sapere se volete anche quelli. Più avanti, ovviamente, non subito questo, dopo questo. Che dopo Jack and Dexter finiremo The Last of Us. Ovviamente non platinarlo, eh. Che mi rompo il cazzo e vi romperete anche voi il cazzo se lo platino. Vi rompereste. Allora, dobbiamo prendere quella mosca scout. Dopodiché qua abbiamo finito, credo. Allora, io spero che queste live vi stiano piacendo comunque. Che se non vi piacciono Allora, qui non c'è più un cazzo. Aia. Allora, lì dovremmo. Ah, ok, mi ricordo. Allora, lì abbiamo rotto tutte le casse, però dobbiamo usare l'eco blu per andarcene a fanculo. Così raccogliamo anche i globi. Fatemi sapere se volete anche Fallout. Fatemi sapere, solo che quel gioco è molto ma molto lungo. Non lo finiremo mai in poche live. Ci metteremo quasi un mese. Fallout 4 è un giocone, cazzo. Mamma mia, quanto è bello Fallout 4. Ok, allora. Di qua si va per quella parte di mappa in cui siamo già stati, credo. Poi vediamo. Muori. Muori. Ma Luca non c'è. Luca, dove sei? Ok, qua. Giuseppe, ieri ho parlato con Luca. L'ho sbloccato su WhatsApp e su Instagram. Però non lo farò. Non lo metterò mai come moderatore. Mi spavento. Cioè, questa è una cosa seria, non è un gioco. Cazzo. Cioè, ho messo te come moderatore anche Davide perché mi fido. Cioè, so che non fareste cazzate, quindi è normale. Io metto moderatori soltanto quelli di cui mi fido ciecamente. Sennò che cazzo vuol dire? Cioè, non ha senso così. Ok. Ovviamente il caro buon Giuseppe voleva portato Mortal Kombat. E io ovviamente lo porterò. Solo la modalità storia però. Perché allora fatemi sapere se volete anche che ci gioco così a cazzo di cane. Tipo l'arcade. L'arcade mod. Cioè io posso portarlo, eh. Cioè non è un problema. Fatemi sapere se volete. Oh cazzo, ora comincio. Ora comincio con i fatemi sapere. Bob, ci sta. Quello è morto. Che mia di merda. Muori. Oh, cazzo, non l'ho preso. Vabbè, è morto. Posto così. Ok. Oh, merda. Comunque, secondo me è meglio farle di sera le live. È meglio di sera perché, come vedi, la gente non ci sta di giorno. Ok. Aspetta che. No. Ok. Dobbiamo distruggere quei cristalli. Così poi il gioco ci dà una batteria extra. Ok. Ok. Ah, dobbiamo distruggere anche i cristalli che si trovano sott'acqua. Spero di non fare una cazzata. Ok. Basterà toccarli. Ok. Comunque, vi ripeto, se in questi giorni mi vedete... mi vedete... Devo formulare la frase. Ok, questa parte è abbastanza figa. Easy. Oh. Meglio che non parlo. Dico, se uno di questi giorni non dovrei fare live, non mi vedrete in live, è perché appunto ho bisogno di sistemare alcune cose di Twitch. Zitto. Ho bisogno di sistemare alcune cose per Twitch. Quindi per questo. Non domani, magari lunedì o martedì. Ci devo pensare. Anche perché, come vi ho già detto, devo
Devo mettere le live su YouTube, altrimenti queste live se ne andranno a fanculo per sempre, io non voglio. Penso che quello fosse l'ultimo cristallo di Ego. Ok. Praticamente abbiamo completato metà livello. Metà livello. Ok. Capisci i cristalli per fare luce? Zitto. Cazzo. Devo fare una cosa figa. Anche le mosche scout le abbiamo prese tutte. Ciao Nicoletta! Buongiorno anche a te! Cazzo, spero. Nicoletta mi hai distratto. Ok, muori. Ah, Nicoletta, sto gioco di merda lo finiamo. Non so se hai visto le live dove giocavo a questo gioco, ma oggi lo finiamo. Anche perché devo portare un sacco di giochi. Non voglio star fermo soltanto a uno e basta. Che se no vi annoiate. Giusto che cambi gioco. Stavo per cadere. Ok. Comunque, Phil non c'è. Questa cosa mi dispiace un sacco. Ma seriamente? Seriamente? Io non ci sto credendo. Oddio che ricordi, sto gioco ci giocavo anni e anni fa. E lo so, è abbastanza vecchiotto infatti. È tipo del 2001 se non sbaglio. Sì, comunque è dell'epoca PlayStation 2, quindi mamma mia. Io ci giocavo da piccolo. Giocavo anche al 2 da piccolo, però il 2 non mi piace molto. Preferisco di gran lunga il primo. Anche perché il primo rispetto ai seguiti è diverso. Molto diverso. Speriamo di non cadere come dei coglioni come poco fa. Speriamo. Ok. Ed è un peccato che su Twitch non vada tanto di moda. Cioè, o comunque aspetta. Meglio aspettare. Cioè, comunque su Twitch ha pochi spettatori. Ne ha tipo 8. Peccato. Invece di seguire questo gioco che è bellissimo, la gente preferisce seguire i coglioni che fanno Fortnite. Cioè, capisco che va ancora di moda Fortnite, però che palle. Che palle. Muori. Oh cazzo. Cazzo, meno male. Ok. Dobbiamo vedere quanti globi abbiamo. Dobbiamo vedere. Oh, che cazzo. Allora, 184. Ne mancano 16. Ok, ci sta. Anche poche batterie mancano. Allora, dobbiamo sparare a quei figli di puttana nelle colonne. Poi mi pare che ne manca un'altra batteria. Quale cazzo manca? Le mosche scout le abbiamo prese. I cristalli oscuri li abbiamo distrutti. Che cazzo ci manca? Questa è una cosa gravissima. Vabbè, suicidiamoci. Ma era buggato. Bello, sì. Oh, cozzo. Comunque, sto gioco oggi lo finiamo. Lo finiamo assolutamente. Anche perché. Ah, io non so se oggi sono io rincoglionito o il gioco che mi sta facendo brutti scherzi. O è proprio il livello che è una merda. Opto per il livello. Ok. No. No, Nicoletta, no! Beh, è che sto gioco lo so a memoria, ma comunque faccio delle morti un po'. Oh, cazzo. No, che palle. Ma perché? Allora, dobbiamo prendere quella batteria di me. Dov'è? 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 Era qua. Vabbè, è là sopra. Innanzitutto prendiamo quella batteria, poi spariamo a questi figli di puttana, così prendiamo la batteria che ci serve. Ci mancano anche dei globi, che non so dove cazzo siano, sicuramente saranno qui in zona. Ovviamente completeremo i livelli al 100%. Perché? Perché sì.
Non c'è una motivazione. Perfetto. Ciao Nicoletta, ciao! Ma dov'è? È morto. È morto? Credo di sì. Ok, è morto. Ma comunque io aspetto Phil. Dov'è Phil? Senza Phil io non posso andare avanti. Senza Phil non va bene. Non va bene assolutamente. Phil dove cazzo sei? Io capisco che sa. Ma seriamente? Ma che cazzo oggi, oh? Ma che succede? Cazzo, se continuiamo così il boss, mamma mia, oh, sarà veramente una rottura di palle. Il boss finale, mamma mia. Cioè, è facile, però bisogna stare molto concentrati. Molto concentrati. Molto. Molto. Questo figlio di puttana muore. Uno. Due. Morto. Easy. Allora, mancano pochi figli di puttana. Quello muore. Quello muore. Muori. Porco Dio, ma veramente. Dov'è? Muori. Cazzo, per poco. Bello è che dovrei avvicinarmi, lo so, ma sono più. Ok. Mi sa che poche cose mancano alla fine di sto livello. Meno male, perché è proprio un livello di merda. Allora, non mi avete visto tanto incazzato con questo livello perché lo so a memoria. Ormai non me ne frega più un ca. Oh, cazzo. Ok. Allora, dobbiamo prendere quella batteria là sopra. Poi dobbiamo prendere i globi. I globi? No, 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 no! Che coglione. Vabbè, prendiamo la batteria a sto punto. A sto punto. Ok. Perfetto. Comunque, Giuseppe, devi guardarti Giorgio. Devi guardarti Giorgio. Oh, cazzo. Devi assolutamente guardarlo. È bellissimo. Le prime stagioni sono fighe. La prima e la seconda. Lascia stare quelli che dicono che le prime stagioni fanno cagare perché non ci sono gli stand. Non ti preoccupare. Non so che cazzo fare, aspettate. Sono un po' confuso. No, non cadere, coglione. Ok. Easy. Quanti cazzo di globi mancano? Sei. Mi sa che dovremmo guardare in zona. Perché quelle merda delle colonne mi pare che le hanno droppati. Dobbiamo cercare in giro. 86 batterie in quanto 4 live. Tanto per farvi capire che è un gioco abbastanza breve. Ma dove cazzo sono sti globi? Dai, non ho voglia di cercare per tutta la mappa. Niente, oggi va così. Oggi va così. Dai, ma dove cazzo sono? Ma veramente, oh. Ah, Giuseppe, se tu li vedi, dimmelo subito. Che non voglio. Magari sono qui e non li ho visti. Può essere. No. Cazzo stanno? Di qua? Ma questa è l'entrata? No, non è l'entrata. Non vedo un cazzo. Ah, sai dove? Eccoli. Eccoli, a posto. Mi serve l'eco giallo. Come non vedi un cazzo? Allora, Giuseppe, allora. Ok, allora. Prendiamo questo eco giallo de merda. Speriamo di. Ripeto, prendiamo l'eco giallo. E io vedo a me, ma che cazzo è oggi, oh? Che cazzo è oggi? E oggi va così, va bene, dai. Capitano questi giorni. Ok. Stavo cadendo di nuovo comunque. Ok.
Speriamo di non fare figo di me. Ok. Anche perché vuoi andare avanti. Cioè, sono stanco di sto livello. Che palle, basta. Ok. Allora, ricapitolando. Batterie, globi. Perfetto, possiamo andarcene a fanculo. Ci mancano soltanto le cose del villaggio rosso. E poi a posto. Poi possiamo andare al canale lavico. Poi c'è il livello finale e il boss finale, punto. Tutto qui. Tutto qui. Che cazzo succede alla telecamera? Che l'ho buggato. Vabbè, ci sta. Naughty Dog, che cazzo fai? Come comandi sto gioco veramente fa incazzare a volte. Ah, anche qua mi serve l'ego giallo. Dio cane. Devo tornare indietro. Aia. Allora, l'ego giallo. Eccolo. Speriamo di non cadere come dei coglioni, come poco fa. Ok. L'ego giallo, eccolo. Comunque ora mi faccio crescere la barba. Come quest'estate. Quest'estate l'avevo lunghissima. Me la faccio crescere, cazzo. Ma Dio bestia, ma veramente? Ma che cazzo è oggi? O è sto livello che mi fa rincoglionire? Sono io oggi rincoglionito di mio. Ci sta. Ci sta. Ci sta assolutamente che sia io oggi. Sicuramente. Dove cazzo è l'ego? Ok, non crepiamo per cortesia. Perfetto. Oggi va così. Speriamo di non fare figure di merda anche con The Last of Us. Mi sa che ho fatto tardi. Mi sa che ho fatto l'ego già le. Ma porco dio. Mia, mi sa che devo prendere quello che c'è qua sopra. Ecco, infatti. Prendiamo quello che è meglio. No, comunque Phil oggi non c'è, non va bene. Non va bene, Phil. Ieri ho guadagnato un altro follower. Solo che mi sa che quello là non mi guarderà mai. Questa impressione. Ok, allora. Ricapitolando. Non fare cazzate, non fare cazzate. Perfetto. Perfetto. Fatemi sapere se volete anche Crash Bandicoot il primo. Cioè, il remake, la remastered, quello che cazzo è. Ok. Si vede che lo so a memoria, vero? Porco Dio. Allora, cratere vulcani. Ah, sì, vero. Ne puoi portare i 90 globi ai minatori. Eroi. Libera 7 mosche scout. Out. Ah, i globi ce li abbiamo tutti. Comunque ho scaricato Apex. Stasera ci gioco con Davide, così. Così. Cerco di prenderci un po' la mano. E se tutto va bene lo porto anche in live. Non stasera, ovviamente, perché oggi faremo 3 ore di live con De Jack and Dexter e The Last of Us. Punto. Punto. Ok. Lo so che sta parte un po' noiosa, però non ci posso fare niente. Ah, Luca, se ti colleghi in questo secondo ti faccio moderatore. Ti faccio moderatore. Io sono di parola. Ti faccio moderatore. Allora, esatto. Allora, andiamo da sti rincoglioniti. Così prendiamo l'ultima batteria. C'è una piccola cutscene, quindi sto zitto. Questa volta l'ho trovata, sì! Eccola qua! Una batteria! Sì! È quello che volevo dire! Per
perfetto! Ci hai lasciato in mutande! Non resta più neanche una batteria per noi altri! Se ti prendo! Ok. Anche questo è fatto. Ora dobbiamo andare dall'oracolo, quella statua di merda che ha due batterie all'interno del culo. E... aspetta un secondo. Sì, restano quelle e poi le mosche scout. Resta una mosca scout poi. Non so dove cazzo sia. Mi sa che l'abbiamo mancata. Allora, l'oracolo è qua sotto. Allora, vediamo se riesco a fare una provata. Niente, ci ho provato. Ma non da qua, Dio! Allora, vediamo se ci riesco. Sì, vi faccio vedere che... sono bravissimo. Allora. Vabbè, non era questa la provata, però vabbè. Che coglione. Cercate la luce pura, perché all'interno della sua fiamma si trovano le risposte. Potete ottenere le mie batterie portandomi 120 globi precursor per ognuna di esse. Ok. Hai ottenuto un'altra batteria. Mamma mia che cringe, Dexter, porco di... I tuoi sforzi sei ricompensato con una batteria. Ok, manca soltanto la mosca scout, la batteria delle mosche scout. E poi andiamo al canale lavico. Lavico. Allora, il canale... la mosca scout, non so dove cazzo sia, onestamente. Non mi ricordo. Oddio, dove cazzo sta? Ma dove cazzo se lo ricorda più? Mi sa che è dall'altra parte, perché qui non c'è nulla. No, niente. Mi sa che devo... ok. Vediamo un po' se è lì dove ci sono tutti i cadetti. Che qui non c'è un cazzo. Qui non c'è più un cazzo. Easy. Sì, mi sa che è lì. Perché io mi ricordo che c'è una mosca scout infilata nel buco di culo di mia mamma. No! Ma sei troppo forte. Scusa, però ti banno. I complimenti non sono contemplati in questo canale. No, qui non c'è un ca... ma dov'è? Mi sa che è dall'altra parte, allora. Oh, vediamo. Speriamo di non crepare. Ok. Che culo. Ah, eccola! Oh no, ma proprio affanculo, eh. Oh, porco Dio, quanto veloce era sto cadetto. Allora, potrei scavalcare volendo, ma io sono pigro, quindi... oh, cazzo. Yeah, dobbiamo fare tutto il giro. Allora, il canale lavico non è qua, credo. Sai che qua ci sono le grotte del ragno. Il canale lavico è dall'altra parte, credo. Lo so, dovremmo fare tutto il giro. Mi dispiace. Phil, finalmente! Aspettiamo te, Phil. Aspettavamo te, Phil. Niente, sono morto. Dio, bestia, veramente. Allora. Dove cazzo era quella mosca scout? Dio mio, che fastidio. Allora, qua non c'è. Ah, è là, ok. Ok, là. Ok, eccola. Perfetto. Dopo quella possiamo andare al canale lavico. E poi all'ultimo livello. Easy. Alla fine, dopo questo faremo The Last of Us 2. Cioè, oggi farò 3 ore di live in realtà. Se ci rimane del tempo, quasi sicuramente. Oddio, questo è il cane lavico. No. Ah, volendo, possiamo finire sto livello. Finiamolo. Che non l'abbiamo più finito. Visto che abbiamo l'eco giallo sbloccato, lo finiamo. Allora, qui manca... qui manca una batteria che si sblocca con l'eco giallo, appunto. Però intanto prendiamo tutti i globi che non abbiamo preso. Ecco, mosche scout pure. Ok. Prendiamo tutto, prendiamo.
Ok. Oh cazzo. Ok. Stare è un po' stronza. Nel senso che comunque bastone d'oro e queste bombe ti fanno saltare in aria. Sì, one shottano. One shottano assolutamente. Ok, quanti globi rimangono? Allora, andiamo indietro direttamente. Poi la sblocchiamo. Ecco, è quello del controllo. Poi la prendiamo quella batteria. Andiamo indietro per adesso. Ecco, infatti, guarda quanti globi. Allora, guarda qua. C'è un botto che non abbiamo preso. Ok. Ripeto, se avete idee, se volete che porti qualche gioco che a voi piace, ditemelo. Eccola. Ditemi tutto, ditemi, così io posto tutto. Chi è in live? Allora, siamo io col telefono, tu e Giuseppe, il moderatore. Il mio amico, il mio best friend. Cioè, siamo solo questi perché è un orario un po'... Io due giovani che sì, controllo la chat. Cioè, posso vederla anche dalla PlayStation, come vedete, ma è per controllare meglio come vanno le cose. Se tipo lagga, ci sta. Ci sta. Allora, quanti globi mancano? Due. Quindi mi sa che sono quelli là che abbiamo visto. Esatto, allora andiamo indietro. Ah, c'è lo spettatore che esce dalla live e rientra. Chi cazzo è? Non va bene. Oh merda. Stiamo attenti a queste bombe di merda che ci fanno saltare in aria. Ok, globi, presi. Easy. Ho mancato solo la batteria. Easy. Anche questo livello è fatto. Ma dobbiamo soltanto andare avanti. Queste batterie le stiamo raccogliendo tutte perché servono per sbloccare il finale segreto. Vedete quante ne so, cazzo. Esplodi. Oh cazzo. Allora, voglio vedere una cosa. Ok, sì, abbiamo fatto tutto. Scusate, mia madre ha portato il cibo, quindi ho dovuto staccare. Ok, allora, non è uscito Phil, vero? Ah no, Phil, devi rimanere qua, ti voglio bene, Phil. Ok, allora, ritorniamo al canale Lavico, così continuiamo. Allora, io ve lo dico, dopo aver finito questo livello, farò una piccola pausa dove mangerò, ovviamente. Mangerò tipo in 10 minuti e poi ricomincio con The Last of Us 2, quindi non vi preoccupate. Perché anche io sono un umano, no? Quindi devo mangiare. Che palle. Allora, il canale Lavico. Ragazzo, credo che sia quello. Perché ovviamente quando stacco un gioco dalla live. Non capiscono più niente. Ok. La live si interrompe purtroppo, quindi. Ma dove cazzo è il canale Lavico? Mi sa che sto diventando... Ah, ho capito. Ok. Dove cazzo è il canale là? Porco Dio, ma veramente?
Mi sa che è lì. Ecco. Ma come cazzo si ci va? Qualcosa che non va. Ah, il cane lavi che è di là, ma. Cosa hai in mente, Gol? Zitto. Cazzo è? Sai che si è buggato qualcosa qua? Ma scusa, ma che ca. Ma che ca. Ma che ca. Vabbè. Non sto capendo un cazzo. Ah, il canale lavico, credo che sia di là. Ok, ho capito, niente. Lasciate stare, lasciate stare. Lasciate stare. I poteri dell'eco oscuro non possono essere controllati. Esattamente, grazie. L'ho notato. Allora, andiamo di qua. Credo che sia di qua il canale lavico. Ma sei fatto? Perché? No, mi ero confuso tutto qui. Ma puttana, è tutto uguale sta area. Normale confondersi. Allora, vediamo se questa è la grotta del ragno. Mi sa di sì. No. Ok, ci siamo. Ok. Ah, benissimo! Con queste batterie extra dovrei essere in grado di fornire allo scudo di calore abbastanza energia per resistere alla lava. Ma lo scudo ha ancora dei limiti. Non può resistere a temperature superiori agli 800 gradi. Quindi tenete d'occhio la barra. Non voglio pensare a cosa succederebbe allo zoomer se lo scudo dovesse cedere. Già, lo scudo. Cosa? Lo zoomer? Ehi, a noi chi ci pensa? Non potremmo cercare una via più sicura per raggiungere la cittadella? Ascoltate, ho sparso altri palloni refrigeranti nel condotto. Potrete usarli per mantenere bassa la temperatura. E non dimenticate di attivare il teletrasporto al laboratorio del saggio giallo. Contiamo su di voi. Ok, troia. Allora, il canale lavico è un livello abbastanza facile. Cerchiamo di non dimenticare i globi sulla strada, perché sennò è un casino. Dovremmo tornare indietro ogni volta che dimentichiamo qualcosa. Quindi no. Quindi no. Certo, andando piano corriamo il rischio di far esplodere lo zoomer, quindi mettiamo un po' attenti. Ok. Ok. Mosca, Ok. Allora, se capita che stacco improvvisamente la live è perché mi interrompono. Quindi per questo. Ecco, vedete. Ogni volta dovremmo iniziare da capo. Ecco. Non vi preoccupate, è tutto calcolato. Ok. È per non dimenticare nulla. Anche perché noi iniziamo da capo, come vedete. Allora. Allora. Ah sì, iniziamo da capo. Ok. Oh merda. Mi sa che saltando è la via migliore. Che così raffreddiamo lentamente lo zoomer. Ok, porco dio. Ok. Questa è l'area più calda. Per non dimenticare nulla, capite? Ho dimenticato uno. Vendilo, sì! Ok. Faremo così finché non completeremo al 100% il livello. Quindi non rompetemi il cazzo. Ok. Non cadere. Non l'ho preso, io cane. Ok. Ok. Come vedete è abbastanza fattibile. Oh cazzo, l'ho mancato. No, non è fattibile, ora moriamo. Oh, fermo! Ok. Prendile tutte. Ok, adesso abbiamo il checkpoint qui. Quindi anche se crepiamo. Ok. Ora partiamo da qui. Esatto. Easy. Allora, qui non c'è un ca... Allora, i globi li abbiamo presi. Mancano soltanto le mosche scout.
Ok. No, oddio, ok, l'abbiamo preso. Come vedete, abbastanza facile. Bisogna stare concentrati. Come nell'ultimo livello, poi vedrete perché. L'ultimo livello è veramente una rottura di palle. Non soltanto perché è lungo come livello, ma perché c'è il rischio che dimentichi qualcosa durante la strada. Durante il livello, voglio dire. Quindi capiterà che dimenticheremo qualcosa. Quindi state attenti. Oh, cazzo. Ok. Bene. No. Ok. Può succedere. Mi oggi va così. No? Ok. Quelli ci one shotano. Quindi stiamo attenti. Ok. Oh merda. Ok. Manca soltanto una mosca. No. Ok. Ok. Easy. Ah, dobbiamo soltanto finire il livello, credo. Sì. Globe a posto. Posto così. Easy. Ok. Perfetto. Ora manca l'ultimissimo livello. E poi il boss. È terribile. Papà non si trova più. Credo che Gol e Maya l'abbiano rapito. No! Di dolcezza. La situazione è del tutto sotto controllo. Sotto controllo? Le truppe dei Larker continuano ad aumentare. I saggi sono stati rapiti. Gol e Maya hanno abbastanza eco oscuro per completare il loro piano. E per fermarli volete combattere fino ad arrivare alla loro cittadella? Beh, sì. Ecco, più o meno. Dovete liberare mio padre prima che sia troppo tardi. E Jack, sta attento. Certo. Ok. Staremo attenti. Scopriamo. No. Dopo. Ok, l'ultimo livello. Questo è molto figo come livello. Solo che dobbiamo stare attenti a non dimenticare un cazzo. Era ora che vi faceste vivi. Anche noi siamo felici di vederti. Ti hanno messo a pulire per terra ora, eh? Non è il momento di scherzare, Dexter. Gol e Maya ci hanno rapito per assorbire le nostre energie e dare potenza alla loro terribile macchina. Sembra che abbiano montato ciò che rimaneva di un robot precursor con alcuni manufatti trovati scavando nella zona e che quindi abbiano aggiunto altre diavolerie create da loro, dando vita ad un mostro in grado di aprire i silos dell'eco oscuro. Se riesci a liberarci tutti e quattro, potremo unire i nostri poteri e distruggere lo scudo energetico intorno al robot prima che possano distruggere il mondo. Ok. Oh, che minchia. A volte ci piglia. Allora, intanto prendiamo questa. Ok. Allora, quella merda di Mosca Scout, quella merda, non dobbiamo assolutamente dimenticarla. Non dobbiamo assolutamente. Che altrimenti dovremmo rifare il livello da capo. Quindi veramente, oh, ricordatemelo perché ho l'Alzheimer. Allora, dobbiamo liberare i saggi. Quei pezzi di merda lì. Esatto. Uno a uno. In totale sono 4. Quindi è abbastanza fattibile. Ripeto, non dobbiamo dimenticare nulla, altrimenti passerò il resto della live a guardarmi intorno. Ecco, prendiamo questo ad esempio. Le mosche scout in... Ok. Anche queste, non dimentichiamole. Assolutamente no. Allora, io ho un dubbio. Fatemi controllare una cosa.
della nebbia. Ok, l'abbiamo fatto. Niente, lasciate perdere. Perché nei miei gameplay precedenti io dimenticavo sempre di consegnare la musa dello scultore, quella che abbiamo inseguito nelle prime live, vi ricordate? E quella musa restava con me fino al resto del gioco. Infatti mi mancava una batteria ogni volta e dicevo, ma com'è possibile? Quindi meno male che l'abbiamo consegnata, perché sennò è un macello. Ok. Dai, cazzo, veloce. Come vedete è un livello abbastanza figo. Veloce. Ok. Cazzo. Ok. Ah, dobbiamo aprire quella piattaforma. Quindi nascondiamo le cose. Oh, cazzo. Ok. Controlliamo bene gli altri livelli, almeno perché gli manca una batteria, forse. Non credo. Controllato poco fa. Villaggio doccio. Cosa? What the fuck? Ma l'avevamo fatto! Vabbè, allora sapete che facciamo? Appena uccidiamo il boss finale, ritorniamo al villaggio roccioso e prendiamo quelle che mancano. Credevo di averle prese tutte, però. Ma che cazzo? Questa è una cosa gravissima. No, non l'ho preso. L'ho rotto di palle di sto gioco e se dimentichi una batteria devi ritornare indietro. Credo che ci sono i teletrasporti, però. Che palle. Porco Dio, lo sapevo. Crepiamo. Ok. Così l'abbiamo infinito. Se prendiamo tutti gli Evoblo. Abbiamo perso tempo perché abbiamo raccolto tutti i globi. Non succederà più. Meno male che c'è Giuseppe, cazzo. Oh merda. Ok. Non cadere. Ok. Easy. Perfetto. Ok, allora liberiamo il primo saggio. Ok. Easy. Bellissimo. Bellissimo. Cutscene. Chi poteva pensare che sarei vissuto fino a vedere il giorno in cui sarei stato salvato da un ragazzo? Bello sto Claudio Moneta comunque. E dal suo topo muschiato. Gliela farò pagare cara a Golle e Maya per questo momento a dir poco imbarazzante. Poi deciderò se mangiare del buon topo muschiato in umido. Ok. Bravo, mettiti al lavoro, coglione. Allora, non andiamo di là perché dobbiamo prendere quella mosca scout che vi ho detto. Che se no è un fottuto casix. Ok. Cazzo. Eccola, questa pezza di merda. Mamma mia, oh. Meno male che l'abbiamo presa. Allora, torniamo indietro. Prendiamo quella piattaforma che scende. E continuiamo a levarlo. Merda, non cadere! Che coglione, ok. Ma perché, Dio, bestia? Allora, queste piattaforme sono fighe. Guardate. Belle, sì. Naughty Dog sempre sul pezzo. Niente, oggi va così. Oggi va così. Non ho detto che mi sarei un po' incazzato alla fine. Credevo che
Sarebbe successa la grotta del ragno, ma a quanto pare. Allora lì non c'è un cazzo. Perfetto, andiamo di qua. Muori. A qui dobbiamo stare un po' attenti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Ricominciamo. Dobbiamo prendere quel globo. Sì. Ok, a posto. Quest'area è un po' una rottura di palle. Ok. Cazzo, giorno di live è passato. Ma che cazzo è, oh? Ok. Non cadere, ok. Non cadere? Ok, oh cazzo. Io devo andare, ciao ciao fi. Ok, ricominciamo. Fille, la seguirai la live di The Last of Us o no? Aspetta, dove eravamo arrivati con The Last of Us? Non me lo ricordo più, cazzo. Mi sa che eravamo stati attaccati dal WLF, se non sbaglio. Se non sbaglio, però. Credo proprio di sì. Kelly ha ucciso il tizio che aveva sfregiato. Se non sbaglio. Se non sbaglio, sì. Beh, spoiler, abbiamo superato la parte dove Joel muore. Ok. Mi sa che abbiamo fatto tardi. Sì, mi sa che. Perché alla fine c'è una piattaforma che dobbiamo prendere. Non cadere. Non cadere. Ok. Dai, dai, veloce, 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 veloce. Sti cazzi. Ok. Buono. Ok, questo è un altro saggio. Ok. Cazzin. Gran bel lavoro, ragazzi! Samos aveva ragione su di voi! Già, bell'ammasso di metallo Precursor! Quella pericolosa creatura meccanica non dovrà mai riuscire a sprigionare il suo terribile potere! Quindi proverò a mettere in funzione lo scudo, creando un condotto d'energia tra me e l'enorme varco che si trova al di sotto di essa! Ah, bravo! Ce l'hai fatta? Allora noi andiamo subito a cercare aiuto! Molto strano. Ok. Ah, Giuseppe, fammi ricordare che dobbiamo andare al villaggio roccioso poi allora. Fammelo ricordare, per la batteria. Allora. Qui non c'è nulla da fare. Siamo già stati, dobbiamo andare avanti. Ottimo. Allora, qui se non sbaglio sì, ci siamo già stati, quindi dobbiamo andare avanti di qua. Sì, ok. 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 Allora, lì ci dobbiamo andare quando sblocchiamo tutta la pedana. Va bene. Ok. Questa volta è abbastanza una tortura di palle. Non cadere, bastardo. Ok. 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 Allora, ma come siamo messi col livello? Oh! Messi abbastanza bene. Mi sa che ce la facciamo a farlo perfetto sto livello, senza tornare indietro. Speriamo. Speriamo. Allora, questa parte farà un po' incazzare, ve lo dico, eh. Ve lo dico. A parte che dobbiamo prendere i globi, quindi dovremmo rifarlo due volte per forza sto livello. Ecco, infatti. Non male che partiamo da qua almeno. Ok. Niente, di nuovo.
cadere. Non cadere. Non cadere. Ok, perfetto, andiamo avanti. Preparatevi. Non vi spiego perché. Abbiamo compagnia, Jack. Un bel po' di Lurkers. Oh, cazzo. Allora, qui ci dobbiamo concentrare, quindi devo stare un po' zitto. Sarà molto difficile conoscendolo. Ecco. Muori, 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 muori. Cazzo, siamo fottuti, siamo fottuti. Dobbiamo distruggere tutte. Oh, cazzo. Ok. Allora, bisogna soltanto ucciderli tutti. Ecco, infatti. Dirò qualcosa di veramente triste al tuo funerale, tipo... E ora come faccio a tornare normale? Suicidati. No! Mi dissocio altamente. Mi dispiace, Twitch. Io mi dissocio. Venite, 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 bastardi di merda, venite. Ok. Cazzo, devo romperle di nuovo quelle merde, che cazzo. Ma perché? Ecco, ora muoio di nuovo. Merda, dobbiamo stare attenti, se no ci fa rifare il livello. Non voglio. Porco di quanti sono. No, no, ho bisogno dell'eco. Ok. Ecco. A posto. Pro player. Pro gay. Appo. Ok. Me l'aspettavo peggio. Non so perché. Quella era la parte più difficile del gioco, praticamente. Ok, cazzin. Alla fine siete arrivati a salvarmi. Sapete da quanto tempo sono qui? Perché ci avete impiegato tanto? Bene. Dunque, come vi chiamate? Io sono Dexter. Lui è Jack, eccomi. Bel lavoro, Dexter. Sei un vero eroe. Ecco, devi evitare che Gol lanci il suo robot. Io utilizzerò, vediamo un po', il mio potere dell'eco per aprire lo scudo. Ok. Ecco, la piattaforma adesso è completa. Possiamo andare in quell'area. Zitto. Allora, quanti globi ci mancano? Pochi. Manca soltanto la mosca scout. Ok. Ok. Qui non c'è un cazzo, perfetto. Poi mancano i globi soltanto che si trovano. Mancano solo i globi che si trovano sopra la piattaforma. Quindi a posto. Allora, dobbiamo salire qua. Speriamo che le mosche scout le abbiamo prese tutte. Non voglio ricominciare il livello per una mosca del cazzo. Speriamo, speriamo. Ok. Easy, troppo facile. Ah sì, ora dobbiamo salire qua. Ma è cazzato. Oh no no no. Ma che cazzo. Dio merda, guarda, è meglio che non parlo. Meglio che non parlo. Meglio che non parlo. Queste cose non devono succedere in live, perché rallentano la live. Che palle. Ma perché. Ora cadiamo di nuovo. Ecco, infatti. Ricominciamo. Guarda, meglio che non parlate, guarda. Mi sto per incazzare. Nemmeno siamo al boss finale, cazzo. Alla fine il boss finale è veramente una cazzata. Come tutti gli altri boss di sto gioco, però. Diciamo che oggi non è una giornata fortunata, a quanto pare. Quindi mi incazzerò.
tu ci scommetti che adesso cadiamo, ecco. Ok. Mi raccomando, fallo di nuovo, figlio di puttana. Fallo di nuovo. Ok. Vabbè, dobbiamo soltanto salire. Poi, uccidiamo il boss finale e ritorniamo a Villaggio Roccioso. Ancora non ho capito quale mosca scout manca esattamente. Allora, prendiamo tutti i globi. Mi sa che... poi c'è... eccola, mamma mia. Finalmente, cazzo. Ah. Non abbiamo dimenticato nulla. Nulla. Ma dobbiamo vedere i globi. Ecco, infatti manca solo una batteria. No, mi pare che siano 101 in realtà. Vabbè, con la batteria del boss finale, sì. Poi ci manca quello del villaggio roccioso. Ecco, ci manca un globo. Tre globi. Porco Dio. Vabbè, liberiamo il coglione, va. Palle, sti globi di merda. Bel lavoro, ragazzi. Ora siete dei veri eroi. Unirò i poteri dell'Eco Verde con quelli degli altri tre saggi per aprire un varco nella barriera energetica intorno al robot Fricanzo. Sì, sì, mi sembra un buon inizio. Ma dopo che avrete aperto il varco, che cosa pensate di fare al robot? Niente, Dexter. Noi dovremo già tenere lo scudo aperto. Ecco, vi dovrete occupare voi di distruggere il robo. Ottimo. Devo aiutare il tipo che mi ha trasformato in una palla di pelo a distruggere l'unica persona in grado di farmi tornare normale. Per prima cosa salvate il mondo. Poi cercheremo di convincere Gola ad aiutare Dexter. Sei arrivato troppo tardi, Samus. Quando avrò una quantità illimitata di eco oscuro, anche la chiave della creazione sarà mia. Ma questa è una follia! Liberare così tanto eco oscuro distruggerà tutto ciò che conosciamo. Considera bene quello che è successo a te. Ci ha dato una bellezza superiore a tutto ciò che voi potete capire. Bellezza? Vi siete guardati bene allo specchio di recente? Aspetta fino a quando non avremo aperto tutti i lo spiccoletto. Tu che ne dici? Ti va bene, basso e peloso? E pensare che voi due siete arrivati fin qui per cercare il mio aiuto. Pazzi, divertitevi con un posto in prima fila nella nuova creazione del mondo. Ok. No, no. Ah, ecco dove sono i globi. Jack, sali sull'ascensore presto e ferma subito quel robot. No, prima prendiamo i globi, poi fermiamo i robot. Allora, i globi erano là sotto, se non sbaglio. Sì, comunque in quest'area qua. Quindi dobbiamo scendere. Non crepare. È morto. Riproviamo. Eccoli, eccoli! Riproviamo. Muori. Infatti, è qua dove... è qua dove... qua non ci siamo stati. Ah, che bello. Vabbè, moriamo così. Ci riporta là sopra. Ok. Allora, batterie fatte. A posto, ci manca solo quella del villaggio roccioso. Uccidiamo il figlio di puttana. E abbiamo finito il gioco praticamente. Wow! Giuseppe, ti sta piacendo questo gameplay? Anche se ho fatto figure di merda. Guardate. Dai, che figlio di puttana, guarda. Ah. Siamo pronti? Questo è il boss finale di Jack and Dexter. Il boss FIFA. Sì, ok. Siamo pronti? Via. Allora. Allora, tenterò di farlo al primo tentativo. Cosa molto difficile. Ok. Perché non muore? Ok. Ancora loro. No. Allora, pian piano questa merda qua sia... ok, allora, quando fa sta cosa dobbiamo saltare con l'eco blu. Perché se no crepiamo male.
Ecco, infatti. Andiamo anche le coperte. No, vabbè, allora quella vita la teniamo a riserva. Zitto. Ecco. Qua dobbiamo stare attenti. Molto attenti. Molto. Merda. Oh merda, no, ci vuole per forza l'eco giallo. Niente. Per forza. Zitto. No, zitto. Ok, a posto. Dobbiamo saltare di nuovo con l'eco blu. Ok. La stiamo facendo. Non stiamo facendo così schifo, onestamente. Mi sta piacendo. Poi la parte difficile viene ora. Ecco. Sei mia. Porco di... Stai fermo. Porco... Una volta per tutte. Ok. Esplodi, figlio di puttana. Ok. Stai fermo. Oh. Aia. Beh, ci sto. Prendiamo la vita. Saltiamo. Oh! Ok, non cadiamo nell'eco scuro. Che se no crepiamo male. Qua sciotta quella merda, come avete potuto vedere. Ecco, questa è proprio una merda. Ecco. Non ti dai il tempo di fare un cazzo sto raggio. Easy. Ok, aspettiamo che spara. Ok. Stai fermo. No. Ok. Muori, esplodi. Ok. Mi pare che ci siamo, eh? Ti vorrai arrendere, vero? No. L'eco luminoso, ma allora esiste! Non devono riuscire a prenderlo! L'eco luminoso potrebbe servire a farmi tornare normale! Oppure potrebbe fermare il robot? Restare peloso o salvare il mondo? Che scelta! Ok, va bene, salveremo il mondo, ma vediamo di fare in fretta prima che io cambi idea! Ok. Allora, prendiamo l'eco bianco e uccidiamo sto figlio di puttana. Dov'è l'eco bianco? Dov'è? Dammelo. Ok. A posto. Cazzin. Fa qualcosa! Oddio. Cazzo sei, oh. Cringe, sì. Beh, forse sono stato un po' troppo duro con voi, ragazzi miei. Direi. Voi avete tutto quello. Non hai fatto un cazzo, ne hai fatto. Ma ora, Dexter, non ti possiamo trasformare. Oh, non preoccuparti per me, baby. Sai come si dice di solito? Il vino buono sta in una botte piccolina. Jack, hai davvero un incredibile talento nel canalizzare l'eco. Samus, dopo tutto potresti anche aver ragione su di lui. Sai chi era? Senza il tuo aiuto e senza la tua ingenuità, tutto ciò non sarebbe stato possibile. Senza la tua vagina. Chissà, forse abbiamo trovato un nuovo saggio ora che Gol e Maya non ci sono più. Già, Gol e Maya. Sì, l'eco oscuro probabilmente li avrà distrutti. Già, probabilmente. Ah, che importa? Che ritornino, possiamo sconfiggerli un'altra volta, vero Jack? Non ho detto bene, Jack? Wow, datti una calmata, ragazzo. Ok.
Ah, gioco finito. Ora, allora, a un certo... aspetta, non c'è... Perché non vanno avanti i crediti? Perché non vanno avanti? Dovrebbero andare avanti. Vabbè. Giuseppe, ti è piaciuto sto gioco di merda? Appena finiscono i crediti, ritorniamo al villaggio roccioso. Prendiamo quella batteria, ritorniamo qui. Così si sblocca il filmato segreto. Abbiamo fatto tutto, praticamente. Tutto. Tutto. Ok, andiamo avanti. Via, via. Non ce ne frega un cazzo, via. Ok. Per tutte le Yako, che cosa può essere quello? Wow! Si tratta di un antico portone precursor. Sembra che per aprirlo dovremo riempire tutte 100 le fessure con delle batterie. Ma noi siamo degli eroi, ricordi? Eccoci qua, con le 100 batterie necessarie. Ah, quindi anche se abbiamo 100 batterie sblocchiamo il filmato segreto. Ah, buono. Buono così, ok. Wow! Ma che cos'è per voi? A me sembra così bello. Per tutti i precursor. Ok. Ok. Allora, Giuseppe, fammi sapere. Allora, siccome abbiamo sbloccato il finale segreto, che cosa vuoi che faccia? Vado a Villaggio Roccioso, prendiamo la batteria e finiamo il gioco? Perché il gioco è finito praticamente. Cioè, manca da fare solo quello. Che dici? Che di... E infatti c'è il 99%, sai che ti dico, facciamolo. Ok, allora. Ritorniamo al villaggio roccioso. Tanto non ci vuole niente. Guarda che bellezza. Guarda che bellezza. Mamma mia, che bello. Ok, manca solo quello da fare. Poi chiudiamo la live e continuiamo con The Last of Us. Tanto mangio dopo, sti cazzi. Il lavoro è più importante. Ok. Aia. Ok, allora stiamo attenti a dove cadiamo, perché fa ripartire da qua sopra. Ecco, quello è l'inizio del livello. Easy. Oh cazzo, fatto male. Ok. Quanto c'è il teletrasporto? Non dobbiamo farci tutta la mappa di gioco per forza. Ok. Allora, qual era? Credo che sia questo. Allora, come cazzo fa? Cioè, me ne manca una, oh. Una mosca scout, che non so dove si... Ah, forse è qua. Aspetta, vediamo se mi ricordo bene. Ecco, infatti. A posto. Easy. A posto. Il gioco è finito, praticamente. Salviamo. Vediamo se ci dà il 100%. Ok, 100%. A posto, possiamo uscire. Allora, il gioco è finito. A me è piaciuto un sacco di giocarlo. Onestamente, mi è piaciuto un botto. Poi giocarlo, giocare uno dei miei giochi preferiti in live, mentre appunto dialogo con voi, secondo me è veramente una cosa. È stata veramente un'esperienza bella, bellissima. È stato bello. Tu, Giuseppe, che ne pensi di questo gioco? Che cazzo ne pensi, Giuseppe?
Fammi sapere che ne pensi. Allora, per me la live può finire qua. Ora noi continueremo con The Last of Us, ok? Quante ore di live abbiamo fatto? 1:20. Abbiamo fatto 1:20 di Jack and Dexter. Ora continuiamo con The Last of Us 2, ok? Fra pochi minuti attivo la, avvio la,